Questa sono io, dopo l'operazione, e così mi hanno ridotto questi due ragazzi, solo per aver aiutato una ragazza in difficoltà. Tanta, tanta rabbia, perché mi trovo in un uragano, non avendo fatto niente. Il volto tumefatto, gli occhi ancora spaventati. Ellen, 28 anni, è convinta di essere stata massacrata per vendetta nel bar dove lavora a Trieste. La sua unica colpa? Aver salvato un'amica dal compagno violento, che giovedì scorso, per punirla di quella che ha ritenuto un'intromissione, l'ha aggredita col supporto del fratello. Hanno cominciato a minacciarmi perché io sono amica di una ex compagna di loro due. Sono stata accusata della loro separazione. È partito un primo colpo in faccia, la della bocca, e il secondo colpo era nella tempia. Poi ho mollato un urlo d'aiuto. E ringraziando in cielo, in quel secondo è arrivato il mio compagno che me l'ha portato via. Ma l'incubo non finisce, i due uomini li rincorrono, uno aggredisce il compagno di Ellen, l'altro si accanisce su di lei. Ho preso un bicchiere e me l'ha buttato nel naso. Se al posto del bicchiere c'era qualcos'altro, io non c'ero qui. Ora Ellen vive nella paura, ha due bambini che dal giorno dell'aggressione non ha più visto. Non vedo i miei bambini da giorni perché non so dare le spiegazioni di come sia la mia faccia. Devo dare comunque delle spiegazioni a due bambini, la base è questa. Vorrei gridare solo giustizia, vorrei solo avere la giustizia, quello che si meritano loro.